Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi ho deciso di farvi vedere la mia hair night routine, quindi qual è la mia routine normale prima di andare a dormire per i capelli ricci. Devo dire che fino a più o meno 2 anni fa non lo facevo mai, dovevo dormire così, ma tempo fa vidi un video su YouTube di una ragazza che raccomandava proprio di eseguire una night routine proprio per far durare di più il ricci e soprattutto per averlo più bello. Perché no? Ho provato così e me ne sono letteralmente innamorata, quindi oggi voglio farvi vedere qual è la mia routine normale dedicata ai capelli ricci. Come vedete, prima di tutto ho una maschera in testa. La maschera non ve la faccio vedere nel video perché, ragazze, l'ho già fatta, quindi vi lascio in info box, ed è la maschera allo yogurt, quella idratante e nutriente per capelli secchi. E niente, adesso vado a lavare i capelli e vi faccio subito vedere come acconciare i miei capelli per lavare. Ok ragazzi, quindi prima di passare diciamo alla night routine, vi faccio vedere come faccio la piega, perché so che sicuramente me lo chiedete, quindi gioco in anticipo e ve lo faccio da vedere. Oggi andrò a fare una piega un po' diversa, utilizzerò questo qua. Utilizzerò solamente il gel della Noa, che vi consiglio ragazze, è naturale, non contiene siliconi, parabeni, paraffina, insomma niente, e lo voglio utilizzare soltanto lui. L'altra volta quando ho fatto lo styling l'ho utilizzato insieme alla crema 3 in 1 della Sien, tra cui vi lascio il link qui sotto del video. Se volete andarlo a vedere, andatelo pure a vedere. E niente, quindi partiamo subito. Ah, che cosa ci servirà? Allora, ci servirà il gel e il nostro spruzzino. Questa volta lo spruzzino, mi raccomando, caricatelo d'acqua fredda perché sarà fondamentale per questo passaggio. Allora, mi allontano un po', spero che si riesca a vedere. Io comunque ci provo. Ecco qua. Allora ragazzi, cosa bisogna fare? Prima di tutto i capelli devono essere bagnati, quindi io dopo aver fatto lo shampoo, il balsamo, li ho tamponati velocemente con l'asciugamano e poi ancora grondanti li ho pettinati e poi vado ad applicare questo qua. Mi raccomando, i capelli adesso io non ce l'avrò tanto grondanti perché purtroppo sono in camera da letto per fare questo video, però mi raccomando, voi più grondanti sono e meglio è, quindi non vi preoccupate per questo. Quindi adesso andiamo in testa giù e andiamo a lavorare i capelli in testa giù. Quindi eccoci qua, quindi arrivati a questo punto io vado a inumidire i miei capelli perché devono essere molto bagnati. Poi vado a prendere il mio gel. Vado a metterlo. La quantità gestitela voi, ecco. Mi vado a spalmarlo e vado a lavorarlo tra le ciocche di capelli in questo modo qua. Oggi non userò la Derma Brush, ma farò una, diciamo uno styling prettamente manuale, quindi solo con le dita e le mani. Quindi vado proprio a lavorare queste ciocche qua, così. Dopo averle lavorate, ragazzi, voi tranquillamente potete utilizzare anche un altro prodotto styling se vi piace, come una crema abbastanza leggera o una spuma. Io oggi voglio farlo solo con il gel per farvi vedere anche il risultato finale. Quindi arrivati a questo punto, adesso andiamo a fare una specie di scrunch. Quindi io dal basso verso l'alto lo faccio così per 3-4 minuti. Allora, ragazzi, è fondamentale sentire questo rumore. Mi avvicino.
Ecco, questo rumore è fondamentale perché vuol dire che state utilizzando una giusta quantità d'acqua nel lavorare i vostri capelli. Se così non fosse, ragazze, aggiungete un po' d'acqua mentre li lavorate, aggiungete, quindi aggiungete prodotto, acqua, finché non trovate l'equilibrio. Quindi continuiamo ancora a lavorarli. Allora, ragazzi, vi accorgete? Allora, la differenza, ragazzi, scusatemi, non so che faccio un po' paura, però si può vedere subito perché, vedete, queste ciocche qui hanno questo riccio un po' più grande, un po' più corposo, rispetto magari a queste ciocche qui, che come vedete sono rimaste fini perché non sono state lavorate bene, e quindi non hanno avuto neanche una giusta quantità di idratazione tra la crema, comunque il prodotto styling e l'acqua. Quindi io adesso vado ad aggiustare anche questa zona qua. E poi lo sentite anche dal rumore. Sentite? Ha proprio un rumore secco e quindi significa che non c'è abbastanza acqua. Ok, quindi arrivati a questo punto, prendo un asciugamano qui e vado a togliere i prodotti in eccesso. Quindi vado giù, faccio così, prendo i capelli così e leggermente li vado a strizzare, come se stessi facendo di nuovo lo scrunch, molto delicatamente. Ecco qua, vedete già come sono diventati più ricci, più definiti. Chi segue i miei video sa che quando non faccio questo i capelli tendono ad essere un po' più lisci. Arrivati a questo punto, potete tranquillamente decidere se potete decidere tranquillamente se utilizzare la tecnica del plopping, ovvero io vado a mettere in testa giù i miei capelli, così, e poi li vado tipo a fare una specie di turbante. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un video inerente al plopping perché non l'ho mai fatto, però è una tecnica che sto cominciando ad usare, quindi se vi fa piacere fatemi sapere giù nei commenti e lo farò sicuramente. E voilà. Ecco qua, come vedete già i capelli sono molto molto più ricci. E niente ragazzi, adesso io vado ad asciugare i capelli così possiamo proseguire con la night routine. Eccomi qui ragazzi, allora questo è l'effetto finale del gel, quindi ho applicato soltanto il gel e devo dire che i capelli sono davvero morbidi, morbidi, non sono assolutamente duri, sono venuti veramente un sacco vaporosi e anche tanto definiti, veramente ho un boccolo. In questo periodo che sto utilizzando questa tecnica, come potete vedere, ho un boccolo veramente molto più ampio e più definito. Di solito tendo ad averli un pochino più stretti. Però i miei capelli, diciamo, ho la fortuna che variano in base allo styling che utilizzo. Devo dire che questo styling mi piace tantissimo e sicuramente andrò avanti ad utilizzarlo perché davvero insieme al gelsomino di lino trovo che sia un'abbinata veramente vincente sui miei capelli. Provatelo anche sui vostri e poi fatemi sapere come vi siete trovati. Ma adesso partiamo alla conciatura notturna. Allora, ragazzi, io durante la sera diciamo che la mia hair care routine si divide in due step. Allora, il primo step è quello di andare a massaggiare la cute. Io massaggio la cute perché questo mi aiuta nella crescita dei capelli. Quindi, tante volte mi chiedete come faccio ad avere i capelli così lunghi, è uno dei miei segreti principali proprio perché vado a fare questo massaggio alla cute. Il metodo che utilizzo è l'inversion method, comunque dovrebbe pronunciarsi così, a volte l'ho anche nominato nei miei video, e praticamente
consiste in un massaggiare la testa in testa giù, quindi io vado in testa giù prima di andare a dormire e vado proprio a fare questo movimento sulla mia cute per 3-4 minuti. Tante ragazze prima di andare a dormire con questo metodo applicano anche alcune gocce di olio di ricino piuttosto che olio di cocco. Io ragazze lo faccio solo con l'olio di ricino, però lo faccio 2 giorni prima che vado a lavare i capelli, perché magari già li tengo legati e diciamo non si vede tanto il fatto che ho utilizzato un olio, perché purtroppo sui miei capelli, anche se ho dei capelli normali, non sono grassi, non sono secchi, però diciamo sono abbastanza equilibrati, però appena metto l'olio si nota su, quindi proprio lo assorbono e sembra i capelli grassi. Quindi io tendo ad evitare questo passaggio, ma lo faccio solo gli ultimi 2 giorni proprio per andare a rinforzare e per aiutare la crescita sana dei capelli. Il secondo step invece consiste proprio in una acconciatura, ovvero io vado a fare un'acconciatura ad ananas con un elastico. Allora, tanti utilizzano l'invisible, io l'ho provato ragazze, però non mi sono trovata bene e preferisco più elastici abbastanza grandi come questo qui, oppure ancora più grandi, e devono essere soprattutto morbidi. Se l'avete in seta, meglio, perché la seta aiuta a mantenere idratati i capelli più a lungo. Io purtroppo ce l'ho di raso, ma presto me lo comprerò di seta. E niente, per quanto riguarda dormire ragazzi, io non utilizzo nessuna federa di seta, nessuna cuffia di seta per il momento. Però vorrei sperimentare a comprarlo, perché oltre a mantenere la giusta idratazione all'interno del capello, aiutano anche un sacco a togliere l'elettrostaticità, quindi quando ci troviamo un po' con i capelli tutti per aria, diciamo un po' scompigliati, ecco, aiuta proprio a mantenere di più la piega. Però la cosa fondamentale per svegliarmi, diciamo, con questa piega così la mattina come la vedete adesso, è fare l'acconciatura ad ananas con questo. Allora, la mia acconciatura ad ananas è un po' diversa, diciamo, da quella delle altre ragazze, insomma, così mi è sembrato di vedere, perché loro lo fanno in maniera diversa, perché io sono andata, dopo che voi mi avete chiesto, diciamo, un modo per tenere i capelli più gonfi, più voluminosi, io sono andata a informarmi e ho cercato di comparare il mio metodo con quello delle altre, perché voi mi avete detto che provandolo avete notato che i capelli rimanevano comunque schiacciati alla radice. Allora, io fortunatamente ragazzi non ho la radice piatta, ce l'ho molto gonfia, forse anche dato dal modo di asciugare i capelli, quindi in testa giù, muovendo, alzando sempre le ciocche, e con questo comunque vi lascio in info box il link dell'asciugatura dei capelli ricci, se vi fa piacere, se volete trovare qualche consiglio lo trovate in quel video, dove vi parlo proprio dell'asciugatura mia in generale. E niente, quindi sono andata proprio a comparare queste due cose, quindi quello che facevo io rispetto alle altre ragazze, e ho notato che le altre ragazze tendono proprio a fare una coda molto stretta e poi a fare l'acconciatura ad ananas. Io è una cosa che curo davvero tantissimo ragazze, quindi questo tipo di acconciatura veramente la faccio molto scrupolosamente e non vado assolutamente a fare una coda forte, ma proprio morbida morbida e soprattutto abbastanza sollevata dalla cute. Adesso vi faccio vedere, però prima di farvi vedere vorrei anche dirvi che questa acconciatura la utilizzo quando voglio dare volume, quindi oltre a utilizzare la pinzetta, praticamente dove vado appena asciugati i capelli a posizionarla così, proprio in questo modo, molto delicatamente, come vedete le radici sono alte. Oltre a fare quindi questa tecnica qui, che di solito la utilizzo magari quando devo andare a lavoro, quindi ho poco tempo a disposizione, io utilizzo proprio anche l'acconciatura d'ananas e la tengo per 3-4 ore proprio per dare volume ai capelli. Ragazze, provatela subito appena l'asciugatura, quindi appena asciugati subito andate a fare questa acconciatura d'ananas, sempre se non dovete uscire, perché insomma non è che siamo proprio bellissime con questa acconciatura secondo me, e subito vado a farla. Perché la faccio subito? È importante farla subito, perché in questo modo i nostri capelli non sono ancora, anche se sono comunque asciutti secondo noi, per un po' di tempo rimane ancora un po' di umidità sopra i nostri capelli. E quindi noi facendo l'acconciatura ad ananas andiamo proprio ancora a definire e a sollevare di più le radici, in modo che i capelli risultino più voluminosi.
E niente, quindi detto questo, adesso vi faccio vedere l'acconciatura d'ananas. Però prima di passare, diciamo, alla messa in piega, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così vi arriveranno tutte le notifiche dei miei video. E mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché tantissimi voi, dove è praticamente il luogo dove mi contattate per chiedere consigli, io cerco sempre di rispondere a tutte. Se non vi rispondo nel giro di un giorno, ragazze, non vi preoccupate, vi risponderò, perché comunque ho anche tante altre cose da fare, però vi rispondo tranquille. E stavo dicendo, su Instagram al nome RicciEcapricci92. Inoltre ho creato anche un gruppo su Facebook dove possiamo scambiarci liberamente consigli sui capelli Ricci, e basterà fare l'iscrizione, io vi accetto volentieri. E il gruppo si chiama Capelli Ricci Love e già siamo in tantissime. Io per questo vi ringrazio davvero tanto, non credevo davvero, ogni volta mi lasciate sempre stupita per ogni cosa che fate per me. Quindi grazie, grazie, grazie. Adesso vi faccio vedere l'acconciatura. Allora, quindi io vado in testa giù, ok, cerco di toccare il meno possibile i miei capelli, quindi poi prendo i capelli in questo modo, ma sempre molto molto delicatamente. Prendo il mio elastico, quindi faccio questo movimento qua così, e vado, uno lo tengo fermo e l'altro lo vado a mettere un po' giù. E voilà, ecco qui, questa è la mia acconciatura ad ananas. Se vedete, molte persone fanno anche tipo il doppio giro. Allora, il doppio giro, ragazze, fatelo se purtroppo avete i capelli corti, diciamo è un po' difficile non farlo. Adesso io vi farò la spiegazione con questa mia bellissima acconciatura. Anzi, non la tolgo. La tolgo, ragazze, perché facevo un po' ridere, però comunque fatela questa, vi stavo dicendo, cercate di non fare mai il doppio giro, perché quello va a stringere troppi capelli e va proprio qui a spezzarvi il riccio. Quindi a un certo punto qua sotto ce l'avete tutto riccioluto e boccoloso, e qua sopra liscio. Quindi ecco, cerchiamo di evitare questo passaggio, perché sennò, insomma, poi mi venite a strozzare perché vi ho dato un cattivo consiglio. Quindi io ci tengo tanto, mi raccomando, fate un solo passaggio e poi teneteli così morbidi. Deve essere morbida l'acconciatura, non vi preoccupate se magari durante la notte vi cade una ciocca piuttosto che un altro. Abbiamo i capelli ricci, quindi diciamo che più scompigliati sono e meglio è, quindi non vi preoccupate. E niente, quindi poi dopo io vado a dormire, la mattina mi sveglio, tolgo la ciocca e leggermente in testa giù muovo le radici in questo modo, in modo da darle volume. Comunque, ragazze, io vi farò vedere adesso, stasera andrò a dormire così, così potete vedere con me direttamente il risultato, e poi vi farò vedere domani mattina come io sistemo i capelli, quindi una volta torto e l'ananas, almeno così vi rendete anche conto dell'effetto, se vi piace, se può essere una tecnica giusta per voi. E niente, ragazzi, dopo aver parlato per almeno mezz'ora, io vi saluto. Perché non voglio fare i video il pomeriggio, perché digerisco. Io vi saluto, ragazzi, vi mando un bacione grande e noi ci vediamo domani mattina, quindi aspettatemi che arrivo. Ci vediamo, ciao e buonanotte. Ciao, buongiorno a tutti ragazze, come state? Allora, io finalmente ci ho dormito sopra l'acconciatura e sono riuscita a dormire, e devo dire che pensavo peggio, ma questa volta ha retto alla perfezione. Vi svelo un piccolo segreto: io per reggerla anche durante la casa, perché comunque adesso è mezzogiorno, quindi finché mi sono svegliata, finché ho fatto tutto, diciamo, ho ottenuto comunque l'acconciatura d'ananas, ho utilizzato una pinzetta che vado a mettere proprio qua dietro, in modo, diciamo, da non darmi fastidio poi, durante i movimenti in casa. Comunque se la tenete in casa. Allora, adesso vi faccio vedere subito il risultato, così lo vediamo insieme. E niente, io comunque ho dormito benissimo, non mi ha dato assolutamente fastidio dormire. E infatti, come ho detto, è riuscita a reggere anche abbastanza bene. E niente, quindi sono molto molto contenta di questo. Ma prima di passare, diciamo, al risultato finale, se ancora non l'avete fatto, ragazze, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i video. Mi raccomando, attivate la campanella e seguitemi anche su Instagram al nome RicciEcapricci92, dove tantissime di voi mi contattano, mi scrivono, diciamo, per chiedere informazioni inerenti ai capelli ricci. Io veramente, ragazzi, cerco di rispondere sempre a tutte, di essere sempre presente laddove vi posso aiutare, diciamo, con la mia esperienza,
diciamo, a migliorare un po' i vostri capelli ricci e a darvi dei consigli utili. E siete veramente in tantissime che già lo fate, che già mi contattate, siete veramente dolcissime, gentilissime, veramente grazie, grazie per tutto questo, perché siete veramente in tantissime a scrivermi e a farmi i complimenti, ed è bello, è inutile dirlo, è bellissimo. E niente, inoltre ragazze, ho creato anche un gruppo su Facebook a nome Capelli Ricci Love, dove possiamo scambiarci consigli inerenti ai capelli ricci, quindi iscrivetevi, così potete comunque far vedere i vostri capelli ricci, potete chiedere un sacco di domande, perché all'interno ci sono anche tantissime ragazze amanti dei capelli ricci, e quindi vi aiuteranno magari laddove io non so darvi una risposta, però saranno bravissime, diciamo, a farlo. E quindi niente, vi aspetto, siamo già in tantissime e ogni giorno che passa cresciamo sempre di più, e quindi anche di questo grazie, grazie tantissimo, perché non me lo sarei mai immaginato. E niente, quindi detto questo, adesso vediamo un po' il risultato finale. I capelli, ragazze, vado comunque a renderli libri, non so, per esempio devo uscire, devo andare a lavoro, allora prima mi trucco, magari mi lavo, mi sistemo e poi come ultimo vado a lavorare sui capelli. In questo modo sono sicura che la piega proprio è durata il più possibile. Adesso vi faccio vedere, quindi vado a slegare. Ecco qua. Come vedete, ragazze, ho cambiato elastico perché purtroppo l'ho perso durante la notte, quindi niente. Niente problemi, l'ho cambiato con uno un po' più resistente. Allora, prima di andare in testa su, così a tirare in alto, vado ad alzare le radici in questo modo qua, proprio a fare questo movimento qua. Allora, io vado a muovere soltanto le radici, ragazze, non muovo le lunghezze, perché sennò andrei a togliere il riccio. Ecco qua, e voilà, ecco qua, wow. Niente, ragazzi, non hanno fatto una pecca, devo dire che questo gel qua è buonissimo, ve lo consiglio, buono, 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 perché oltre a non contenere schifezze, devo dire che hanno fatto mantenere alla perfezione la piega. Ecco qua, quindi, faccio vedere. Voilà, come vedete la piega non ha subito, diciamo, nessun cambiamento, e i capelli sono venuti voluminosi qui, alla radice. E voilà. E niente, ragazzi, a me questo effetto piace davvero tanto. Paradossalmente mi piacciono di più, c'è questo ciuffo che sempre mi cade, mi piacciono molto di più il giorno dopo che appena li lavo, appena li asciugo, perché poi prendono una forma che mi piace davvero tantissimo. E niente, ragazzi, io questo lavoro qui lo vado a fare tutte le volte che vado a lavare i capelli e tutte le sere prima di andare a dormire. E questa piega qui, come vedete, soprattutto se il prodotto poi che utilizzo come styling è buono, mi dura anche 4 giorni. Diciamo che io ho la fortuna, ragazzi, con i capelli che non si sporcano mai, cioè potrei essere veramente mesi senza lavarli, perché prima che si sporcano veramente ci vuole tantissimo tempo, però il riccio comunque dopo un po' di giorni scende, purtroppo quello è una cosa normale, ragazze, è impossibile riuscire a mantenere i ricci belli per giorni e giorni, però ci sono comunque dei metodi per riavvivarli, ci sono dei metodi per renderli un po' più definiti. E uno di questi, secondo me, è fondamentale, chiaramente non ci costa nulla, ma ci aiuta soprattutto per i capelli, e utilizzare questo metodo. Per dire una cosa, ragazze, so già che tantissime di voi mi scriveranno e mi diranno: io ho provato questo metodo ma non ho avuto il tuo stesso risultato, perché siete veramente in tante a volte a scrivermi questo. Il problema, ragazze, è che voi dovete riuscire a trovare la vostra giusta dimensione con i capelli ricci, perché purtroppo ognuno ha il proprio capello. Io purtroppo quando inizialmente guardavo i video, mi informavo sui capelli ricci, vedevo dei capelli stupendi, spettacolari, li volevo così, volevo che uscivano nello stesso modo. No, ragazzi, purtroppo non possono uscire tutti allo stesso modo, però possiamo rendere al meglio i nostri capelli con i consigli. E quindi chi di voi proverà questa tecnica, diciamo, dell'ananas per dormire la notte, io, ragazzi, vi consiglio proprio di provare finché voi non trovate la vostra giusta dimensione, che sono sicura che poi la troverete. Infatti a tante di voi a cui ho risposto così,
diciamo che poi dopo, anche dopo un mese, dopo due, mi hanno riscritto dicendomi che era vero, avevano trovato la loro giusta dimensione, perché non mi piace comunque illudere e dire se fai questo sicuramente le avrai così, se fai quest'altro le avrai così, no, perché a me tante persone mi hanno illuso dicendomi queste cose e poi ho scoperto che in realtà dietro c'era tutto un mondo. Quindi secondo me i consigli buoni vanno accettati, ma vanno poi sperimentati sui propri capelli, finché non troviamo, diciamo, un giusto equilibrio tra quello che ci piace e tra il benessere dei nostri capelli. E niente ragazze, quindi detto questo, il risultato è questo. Mi raccomando, se provate a farlo, taggatemi nelle vostre foto, mandatemele su Instagram, perché sono proprio curiosa di vedere anche i vostri risultati. E poi, indipendentemente dal tipo di riccio, siamo tutte belle, perché i capelli ricci sono belli i ricci stretti, i ricci più larghi, i boccoli, i capelli anche sono mossi, sono belli tutti. Quindi ragazze, mi raccomando, cercate sempre di valorizzare i vostri capelli, perché ognuno di noi, diciamo, ha il capello adatto a noi stesso, a noi stessi. E niente ragazze, quindi io, detto questo, vi saluto, vi mando un bacio grande, vi auguro buona giornata a tutti e noi ci vediamo prestissimo sul mio canale per un nuovo video. Un bacione.